con Don Alberto Camellini, nel luogo ci avviamo a trovare il luogo del martirio di Rinaldo Rivi, giovane seminarista ucciso dai partigiani negli ultimi 60 anni fa, negli ultimi giorni della guerra civile italiana. Il 14 aprile del 1945, nel pomeriggio. Siamo partiti da San Valentino, poi qui siamo arrivati, ma prima di arrivare qui siamo stati a Ponte d'Olo, siamo stati a Farneta, dove c'era il tribunale dei partigiani, dove speravamo se l'hanno preso, lo avranno portato al tribunale. Un bambino. 14 anni, un bambino di 14 anni. Da Farneta siamo venuti a Gusciola, dove c'era il comando delle Fiamme Verdi, nell'idea, chissà, le volte che non si sia fermato lì. Lì si presenta questo corgi narciso, corgi natalino, un Natale natalino, che mi dice, allora, no, dico, guardi, mi ha detto il vostro comandante che l'avete ucciso qui, alle piane di Monchio. Ah, dice, se gliel'ha detto lui, allora io lo confermo. L'ho ucciso io, ma sono perfettamente tranquillo. Come si fa a essere tranquilli, aver ucciso un ragazzo di 14 anni, un seminarista? Perché era una spia, perché ha fatto uccidere 3 partigiani, perché ha tentato di uccidere anche i partigiani che l'hanno preso. Insomma, io dico, senti, io cado da nuvole. O che questo ragazzo ha raccontato un cumulo di bugie, che non è vero niente, o diversamente devo pensare che sia un genio del male. Io lo vedevo tutti i giorni, mattino e sera, alla chiesa, a servirmi a messa. Della chiesa di Monchio, dal parroco Don Braglia si chiamava, poi ha detto anche la canonica bruciacchiata in seguito a questo scontro dei tedeschi. Abbiamo dormito per terra su di una stuoia, di una panca, qualche cosa, e al mattino per tempo siamo partiti. Detto al parroco di mandare 4 portatori, perché se lo usiamo a scavare, ho preso la stola, la cotta, e sono venuto qui, caro Rolando. E siamo venuti qui, dove mi hanno indicato finalmente c'era una conca qui con molte foglie di quercia, perché vedi, la quercia si spoglia quando mette le foglie nuove, e non si conosceva niente. Io ho scoperto un po', vedo che c'era la terra mossa, un partigiano qua che mi ha detto che
credo che fosse di Milano, che lui non si trovava bene qua in questa compagnia. Si era fermato perché era scappato dal fronte e non avevo avuto il coraggio di proseguire e si era fermato qui. Mi ha dato una mano a tirare via la terra. Io credevo, pregai il papà, che mi era sempre vicino, si allontani un momento perché possiamo lavorare un po' più tranquillamente. E quando ho visto la testa, io non credevo che fosse lui. Mi credevo sempre che fosse un altro. Speravo, credevo, ma in modo tale che quando ho tirato sulla faccia ho visto subito che era lui, poverino. Ricordo che aveva delle lividure in faccia, la veste non ce l'aveva, una maglietta, e ricordo bene di essermi fatto portare un po' d'acqua da un partigiano per pulirlo, l'ho lavato col mio fazzoletto un po'. L'ho pulito un po' alla delle meglio e ho visto bene che la pallotta aveva una pallotta da qui, un buco e una qui che veniva fuori sangue. Quando è venuto il papà che l'ha visto, può immaginarsi, si è buttato ai piedi del figliuolo, Rolando, ma cos'è stato? E così piangendo. Cosa vuoi che facciamo? L'abbiamo preso, l'abbiamo messo dentro la cassa, un partigiano ha preso le biciclette, le ha prese dietro, ce le ha portate, credo, fin verso la chiesa. E così, dicendo il rosario, con questi quattro portatori e noi due, l'ho portato alla chiesa. Era la domenica in Albis del 1945.